Io sono estremamente felice oggi di parlare di Calvino, che è uno scrittore che ho indagato per quasi 30 anni oramai, se non anche prima, perché ho letto Il barone rampante nell'edizione per bambini. Dove c'è quella bellissima immagine di Cosimo, il barone rampante, appunto, che con Viola saltano da un ramo all'altro negli alberi, quell'immagine che mi è rimasta prepotentemente infissa nella memoria. Ma sono ancora più felice di essere qui in questa chiesa sconsacrata in cui mi ricordo scorazzavo da bambina indisciplinata correndo con la mamma alle calcagna ed è uno delle landmark, direbbero gli inglesi. In italiano non abbiamo ancora un termine che sottolinei l'importanza dei luoghi. Questo è un luogo straordinario. Magari non ci se ne accorge se si è della provincia di Imperia, se soprattutto se si è di Sanremo, se magari ci si abita o se magari ci si viene sempre. Ma questo è davvero un luogo straordinario. Nonostante il terremoto che ha devastato questo paese ai fini dell'Ottocento, è un luogo che di cui pietre parlano, ecco, parlano di generazioni di contadini che si sono ammazzati, la schiena nelle fasce, che hanno fatto una vita di stenti. Io amo molto l'entroterra Ligure e posso dire che il mio concittadino, molto più importante di me, Italo Calvino, aveva una grande passione per l'entroterra. Tanto da dire, dichiarare in un racconto scritto negli anni 70 che si intitola Dall'opaco, lui racconta qual era il suo spazio fisico al momento della scrittura. E qual era questo spazio? Era con le montagne dietro la schiena, il mare davanti e il ponente a destra e il ponente a destra, certo, e il Levante a sinistra. Quindi lui è sempre rimasto collocato nello spazio Ligure, nello spazio di Villa Meridiana, dove è cresciuto a mezza costa fra due continenti, fra la città di Sanremo e la campagna. E come ben descrive nella strada di San Giovanni, che è un racconto che ho indagato tantissimo negli anni, ho continuato a rileggere, ho continuato a riverificare sul territorio e a scoprire sempre cose nuove. È un testo importante per tutto il Novecento, perché racconta di un padre agronomo che ci teneva molto a conservare il territorio agrario per com'era, con delle tecniche contemporanee, come Mario Calvino, contemporanee a lui, e di una generazione come quella di Italo Calvino, che ormai stava diventando sempre più soggetta ai prodotti industriali e poco attratta dalla campagna. Anche se poi nella stessa strada di San Giovanni dice che una volta, quando ha 40 anni, quando papà è morto, queste gite, insomma, chiamiamole così, queste mattinate che lo svegliava la mattina, presto il padre per andare insieme al fratello Floriano, nella campagna di San Giovanni, che a partire da Villa Meridiana dove abitavano erano mezz'ora di salita erta in piena estate, quando ha 40 anni scopre quante cose ha imparato. Quando era adolescente le rinnegava, era in conflitto col padre, non voleva andare all'orto, tirare con la manica, innaffiare le piante e arrivare a casa con le ceste piene di frutta e di verdura come Mario imponeva ai figli. Però poi una volta adulto, cosa dice nella strada di San Giovanni? Dice, che in fondo anche lui stava cercando la stessa strada del padre, ma scavata dal fondo di un'altra estraneità, che era la pagina scritta,
e che era lo schermo del cinematografo. E in qualche modo lui scrive: papà, suo padre non è riuscito a trovarla, quella strada che potesse applicare delle tecniche ecosostenibili per il territorio agrario della provincia di Imperia di Sanremo, mentre lui ha affidato la missione di riportare in vita quel mondo attraverso la letteratura. La letteratura ha restituito significato a quel mondo, ormai perduto. Lo chiama mondo ormai perduto, con queste testuali parole. E quindi è una grossa cosa quella che dice. Lui sente, si è sentito investito in qualche modo dal compito di riportare in vita un territorio scomparso. E questo dove l'ha fatto? Leggiamo il Barone Rampante. Il Barone Rampante è un breviario di tutte le piante, i fiori, gli alberi che crescono nella Riviera Ligure fino ad arrivare nell'entroterra. Chi è un po' esperto di agronomia o di botanica sa benissimo, leggendo il Barone Rampante, rintracciare che veramente sono le piante originarie di questo territorio. E è ambientato durante la Rivoluzione Francese del Barone Rampante, però quelle piante sono quelle. E quindi questo territorio, questo paesaggio descritto nel Barone Rampante ha fatto il giro del mondo, tradotto in tantissime lingue, e magari nessuno sa che è Sanremo, perché lui la chiama Ombrosa. Perché la chiama Ombrosa? Perché era ricoperta di alberi Sanremo, era piena di olivi, di limonaie, di agrumeti, di castagni, un po' più nell'entroterra. Quindi era ombrosa perché era una città sul mare, bella, però con molta ombra perché era piena di alberi. Provate a stare in Sanremo, a Sanremo come sono stata io in questi giorni, quanto ci sarebbe bisogno di alberi in tante strade della città, un caldo tremendo. E qualunque città di mare, qualunque città della pianura padana, se ci fossero molti più alberi, i cittadini con questa crisi climatica avrebbero più possibilità di respirare, perché gli alberi sono il nostro respiro, la nostra aria, la nostra vita. E la famiglia Calvino l'ha capito prestissimo, l'ha capito Mario Calvino, come l'ha capito Italo Calvino. Grazie a una madre botanica come Eva Vameli e a un padre agronomo come Mario Calvino, ha avuto una precoce coscienza ecologista. E chi ha letto il Marco Valdo, ambientato a Torino, dove c'è questo strampalato personaggio ben rappresentato da Nanni Loi in questo sceneggiato, che su YouTube andatevelo a vedere, che fa morire Nanni Loi, che fa Marco Valdo. Che cosa fa Marco Valdo? È ossessionato, viene dalla campagna, no? Ed è andato in città a fare l'operaio, il magazziniere. È ossessionato a ogni pezzo d'erba che spunta fuori tra i sassi, qua è pieno, però insomma è una città come Torino. Scopre i funghi alla fermata dell'autobus e va a raccoglierli. E cosa succede? Succede che tutti lo vedono e vanno a raccoglierli, e poi si ritrovano tutti all'ospedale, perché evidentemente i funghi... E poi quella città è Torino, non la nomina mai, però è Torino dove poi è andato a lavorare alla casa editrice Einaudi, così come non nomina mai Sanremo. La speculazione edilizia, che è un romanzo importantissimo per fermare un periodo storico dell'ingordigia che hanno avuto tanti costruttori nell'Italia degli anni 50, che oggi noi ne vediamo le conseguenze, quando le colline franano perché non ci sono più gli alberi, ma al posto ci sono le case con delle fondamenta malferme. E la speculazione edilizia è da leggere, perché c'è questa frase che racconta quando Quinto saliva alla sua villa, che è Quinto il protagonista della speculazione edilizia, non è altro che Calvino stesso. La mamma gli enumera tutti i vari alberi che da Villa Meridiana stanno abbattendo, là stanno costruendo un palazzo, là le palme delle suore, là, insomma elenca tutte le cose che stanno scomparendo
dalla balaustra, così si fermano lì a parlare e gli fa vedere tutte le nuove costruzioni. E poi cosa dice? Una frase molto... E ora più niente, solo parallelepipedi e poliedri, spigoli e lati di case con i finestrini smerigliati dei gabinetti uno sopra l'altro. E queste case, questi condomini hanno riempito le vallate di Sanremo, dove c'era il torrente San Francesco, che Italo Calvino costeggiava per andare all'orto di San Giovanni. C'è una strada adesso che ha asfaltato il torrente, è pieno di condomini. Però qual è stata la mia operazione con questo libro? Andare alla ricerca della città, di una città scomparsa, e trovare le tracce che sono rimaste dei tempi di Calvino. Ed ecco che sono andata alla villa dei nonni di Calvino, che tra l'altro da poco tempo gli eredi... Allora, la villa dei nonni di Calvino è passata a Quintin Calvino, che era il fratello di Mario Calvino. Mario Calvino, ritornato da Cuba con Eva Mameli, ha comprato Villa Meridiana, che è in via Meridiana. Ed è successo che, invece, mentre Villa Meridiana è soffocata dai condomini, della speculazione edilizia, Villa Terraba Calvino, dove sono stata di recente, dove vado spesso, perché ho fatto amicizia con la cugina di Calvino e con il marito, l'ingegner Cigna, che è un personaggio entusiasta, di parlare sempre di Calvino, è bellissima quel pezzo di campagna, sopra Madonna della Costa a Sanremo, c'è il santuario, salite su nella mulattiera e cosa succede? Succede che entrando dentro quel varcando il cancello del giardino, pazzesco, ulivi secolari, vigne, e c'è l'ingegner Cigna che cura con il fratello tutto l'orto, sapeva che presentavo il libro al Bordighera Book Festival e mi ha detto, dato è un ingegnere all'ufficio lì, mi ha portato le trombette, le zucchine, non so. È un posto che veramente si può intuire come fosse Sanremo ai tempi di Calvino, quando andava a trovare i nonni. E sono salita sul terrazzo, e dal terrazzo si vede il porto, si vede il santuario, si vede tutto il verde della campagna che è estesissima, e un pochettino sulla vallata del San Romolo e del San Francesco, qualche palazzo, ma solo le punte dei palazzoni. Quindi con questo si riesce a immaginare com'era quella città un tempo, andando alla ricerca di questi luoghi. E quindi è stata un po' questa l'operazione che ho fatto con questo libro. E forse un'altra cosa che non avevo mai fatto, perché per la mostra che diceva prima Freddy o Faris, Freddy, che ho portato a New York, ospitata dalla figlia di Calvino, Giovanna, e dove ho conosciuto questa straordinaria donna che era la vedova di Calvino, Cicita, in quell'operazione di quella mostra parlavo molto più del rapporto tra Italo Calvino e Mario Calvino. Questa passione che aveva il padre di trasmettergli l'importanza di coltivazioni alternative del terreno agricolo. Avrebbe voluto che i figli diventassero agronomi come lui o botanici come la madre. Quindi voleva trasmettere questa passione. E invece per questo libro a un certo punto mi è venuto, ma perché non indagare sul rapporto tra, oltre che accennare, e non si può non farlo, al rapporto col papà, con la mamma Eva Mameli, che era una adesso si può dire, perdonatemi, una personaggio incredibile. Allora, questa donna è stata la prima laureata in botanica in Italia, è una donna nata negli anni 80 dell'Ottocento, ed è stata la prima donna a insegnare all'università questa disciplina. E da Sassari, dopo che si è
diplomata, i genitori l'hanno mandata al liceo, l'unica donna chiaramente, e poi lei ha raggiunto il fratello Efisio, che insegnava all'Università di Pavia, e anche lei ha cominciato a lavorare lì. Ed è entrata in contatto epistolare con un certo Mario Calvino, che viveva a Cuba ed era direttore dell'Istituto Sperimentale per la Floricoltura. Avevano un contatto epistolare di tipo accademico, parlavano delle piante tropicali, e c'era una forte stima professionale. E però cosa succede? Che quando Mario Calvino torna da Cuba in Italia, insomma, prima di ripartire e tornare a Santiago de Las Vegas, dove dirigeva l'Istituto Sperimentale per l'Agricoltura, passa da Pavia, va a casa di Eva, bussa alla porta e dice: sono Mario Calvino, posso parlare con la signorina Eva Mameli? Si diceva signorina a quel tempo, la professoressa Eva Mameli. E allora cosa succede? Che appena la vede gli dice: Evelina, mica mi vuole sposare e venire a Cuba con me a dirigere la sezione di botanica della stazione sperimentale per l'agricoltura di cui sono direttore? Aveva 37 anni, immaginate, era già affermata, una studiosa, non aveva bisogno di far carriera, però questo desiderio di viaggiare, probabilmente era avuto anche in quel momento molto breve un impatto veloce, ma anche positivo, ha deciso di sì, di sposarla, e è andata a Cuba con Mario Calvino, ed è diventata direttrice della sezione botanica dell'istituto. Però un'altra cosa che può stupire, a 37 anni rimane incinta, 37, mettiamo che si siano sposati che lei ne aveva 36, adesso 37 rimane incinta del suo primogenito, e vengono invitati a fare un viaggio in Brasile. Cosa succede? Che lei accetta subito. Mario e Eva partono e vanno in Brasile, con Piroscafo, insomma, negli anni 20 del Novecento, insomma, un secolo fa, non c'erano gli aerei. Non... prendono e partono, però una volta che sono in Brasile vengono invitati, già che hanno conosciuto un collega lì in Brasile che li invita a visitare l'orto botanico tropicale nel Bronx a New York. Mica se lo fa dire due volte, no? Partono tutti e due e arrivano a New York. E insomma, quando ritornano a Cuba, a ottobre del 20 e 23, il 15 ottobre, Eva Mameli, in una capanna immersa nella foresta tropicale, mette al mondo Italo Calvino. Andando verso la chiusura, io direi che possiamo fare un richiamo più preciso del Calvino nei confronti di Baiardo, no? Abbiamo già sentito parlare, abbiamo ricordato di recente la sua partecipazione alla battaglia di Baiardo, ma ci sono anche altri legami, ecco, con questo paese da parte dello scrittore, giusto? Sì. E allora adesso ci verranno svelati. Allora, a Sanremo aveva deciso di vivere uno scrittore molto raffinato, poco conosciuto, anche perché molto denso e difficile da leggere, con cui Calvino aveva fatto un'amicizia, aveva stretto una forte amicizia, e forse era una delle poche persone che vedeva quando tornava a Sanremo a trovare Eva, la mamma Eva, negli anni 60. E qui a Baiardo veniva spesso, Tommaso Landolfi si chiama, veniva spesso con la figlia Idolina, che ho avuto la fortuna di conoscere, che è morta troppo giovane, a poco più di 50 anni, che era anche la curatrice delle sue opere per Rizzoli. E Landolfi ha scritto delle cose curiose su Baiardo. Racconta appunto della Baiardo degli anni 60,
quando la costa è in preda al turismo di massa, e dice: Baiardo è anche oggi di incantevole borgo, incantevole a dispetto dei fogliolini turistici che lo definiscono perla dell'entroterra sanremese, e meglio sarebbe Sanremasco, con ciò inducendo il sospetto di qualche montano covo di Playboys. Ironizza sui Playboys milanesi: se anche arrivassero fin lassù, rimarrebbero storditi dall'aria fine. Intanto a Baiardo migliaia di ettari di bosco d'alto fusto, quale forse non si ritrova ormai che nei racconti di fate, e il libero vento tempratore sulle cime intorno. Parla di asini, capre, degli infanti, quassù perfino le loro grida perdono virulenza. E tra quei bimbi, che la montagna calmava, c'ero anche io, la sottoscritta. Baiardo era la località estiva di molte famiglie sanremesi, così come San Romolo o Nava per gli imperiesi. E niente, quindi è stato bello, no? Andare a scovare questo testo di Landolfi mentre scrivevo questo libro di Calvino. Calvino ha curato le opere di Landolfi, ha scritto una bellissima introduzione, perché Landolfi era schiavo del casinò, del gioco del casinò. E Calvino l'ha ben descritta questa cosa. Lui attendeva all'Hotel Europa, alle finestre, che le signore delle pulizie pulissero e che aprissero il casinò la mattina. Appena era aperto, lui andava e giocava. Ma perché? Perché aveva questa passione estrema? Questa passione estrema l'aveva perché era affetto da ludopatia, chiaramente, ma anche perché era la sua fonte di ispirazione primaria. Ecco, Italo Calvino, la sua fonte di ispirazione l'ha trovata in un posto un po' più economico, che è dal fondo dell'Opaco, che è nell'entroterra, là dove non batte il sole. Lo dice: dal fondo dell'Opaco io scrivo. D'intubavo, lo dice anche in dialetto in questo racconto dall'Opaco. Calvino era uomo da entroterra. Papà alla fine gliel'ha trasmessa questa passione, anche se andava malvolentieri da adolescente all'Orto di San Giovanni. Alla fine, tutto il suo raccontare, tanto del suo raccontare, è tutto ambientato dall'entroterra. E poi sì, qui c'è questo bellissimo racconto che è la battaglia di Baiardo. Ecco, adesso, già la settimana scorsa è stato presentato un libro sul Calvino partigiano, quindi non approfondirei, io ho dedicato uno dei miei 11 capitoli. Però devo dire che quel racconto, la battaglia di Baiardo, al di là di quello che narra, dei fatti narrati, è stupefacente per come Calvino racconta di come la memoria col passare degli anni è fallace, o come lui, a parte che il suo desiderio è raccontare quella battaglia, ma è anche raccontare se quello che si sta ricordando è vero. Si ricorda che aveva mangiato delle castagne bollite appena prima di partire, ce le aveva tutte sullo stomaco. Si ricorda che aveva le scarpe rotte, e anzi che le avevano anche tolte, che stavano marciando scalzi. Si ricorda, lui non ha partecipato a questa battaglia perché appena sono entrati dentro Baiardo sono stati ammazzati, mi sembra, due partigiani, e poi sono scappati tutti. Però ecco, è un racconto di una forza strepitosa se si pensa al rapporto con quello che ricordiamo e quello che dimentichiamo. E lui, penso che sia molto importante leggerlo anche per capire su come uno scrittore, su come lui come scrittore lavora sulla memoria, su quello che ci si ricorda. È vero quello che stiamo ricordando? O si è sovrapposto di altre immagini che non sono vere, o che quello che abbiamo vissuto dopo ci fa rivedere e vivere in una maniera diversa? Ecco, è bellissimo. Adesso volevo vedere se riesco a trovare la pagina precisa, così magari trovo un paio di citazioni da questo racconto che riguardano appunto non il suo. L'avevo trovato prima, poi mi sono presa dal. Ecco.
Ecco, gioca, scrivo, con alcuni aspetti del ricordare, spiega come la memoria possa essere menzognera e difettoso il meccanismo con cui riempiamo gli spazi vuoti intorno agli accadimenti del passato. Scrive Calvino, i ricordi sono ancora là, nascosti nel grigio gomitolo del cervello, nell'umido letto di sabbia che si deposita nel fondo del torrente dei pensieri. Da anni non ho più smosso questi ricordi, rintanati come anguille nella pozza della memoria. Ero sicuro che in qualsiasi momento mi bastava rimestare nell'acqua bassa per vederli affiorare con un colpo di coda. Invece adesso eccomi qui ad annaspare nel buio.